per donna. Quindi questo è un nodo fondamentale. L'impatto della recessione c'è stato, perché ovviamente quando c'è la crisi economica le nascite sono più basse. Ormai dall'inizio della crisi noi abbiamo avuto una forte diminuzione e siamo nella situazione che laddove le zone, laddove c'è una maggiore criticità anche della crisi, come nel sud, i livelli delle nascite sono molto più basse. Al primo posto, ormai si è capovolta la graduatoria nel paese, al primo posto in Italia per tasso di fecondità è la provincia di Bolzano e non è certo il sud come era in passato, quindi la graduatoria è completamente cambiata. Quindi questo è un primo nodo. È chiaro che questo ha effetto sull'invecchiamento della popolazione, perché l'invecchiamento della popolazione dipende da due nodi. Uno è questo della fecondità, l'altro è quello dell'aumento della speranza di vita, elemento ovviamente molto positivo. Siamo tra i paesi che hanno la speranza di vita più alta, sia per gli uomini che per le donne. E questo invecchiamento della popolazione, calo delle nascite, contribuisce notevolmente al fatto che la stessa nostra popolazione è in diminuzione e tenderà a diminuire anche in futuro dalle previsioni demografiche che sono state fatte dall'Istat. È previsto che nel 2045 arrivi a 59 milioni e nel 2065 a 54 milioni e che ci sia una maggiore concentrazione della popolazione nel centro-nord del paese. Si ipotizza un 71% nel 2065, 5 punti in più rispetto ad oggi. La vita media è previsto che cresca di almeno 5 anni in più sia per i maschi che per le femmine, che arriverà a 90 anni per le donne e a 86 per gli uomini entro il 2065, ma questo vuol dire anche che l'età media della popolazione, stando le cose come stanno dal punto di vista della fecondità, da 44,9 che è quella attuale diventerà più alta di 50 anni e quindi nell'intorno al 2045 è previsto che gli anziani nel nostro paese, perlomeno quelli di 65 anni e più, arrivino a un terzo della popolazione. Oggi sono il 20%, senza considerare quanti sono gli anziani in età molto avanzata. Non c'è un problema soltanto ovviamente di aumento della popolazione di 65 anni e più, no, non è soltanto questo, ma è la crescita della parte di popolazione in età più avanzata. Ormai di ultracentenari ne abbiamo 17.000, quindi siamo a una situazione molto diversa dal passato, quando si contavano sulle dita di una mano, e maggiori di 85 anni sono 2.200.000 persone. Questo significa che ovviamente ci troveremo di fronte alla crescita di determinati bisogni, che sono bisogni di assistenza molto molto accentuata, una crescita di bisogni di assistenza che creerà non pochi problemi, soprattutto alla componente femminile, perché ovviamente in questo processo di invecchiamento di popolazione esiste anche una forte femminilizzazione, cioè noi avremo molte donne in età molto avanzata in futuro che cresceranno come quota, e questo è un problema serio non solo in termini, diciamo così, sociali, ma anche in termini economici, perché noi sappiamo che da un punto di vista delle pensioni
hanno in media pensioni che sono inferiori del 37% degli importi degli uomini. E però sono anche quelle che con queste pensioni dovranno vivere per un periodo più lungo e sono anche quelle che più nell'arco della loro vita hanno contribuito al bene comune attraverso il lavoro non retribuito in modo più accentuato, quindi si pone proprio un problema di equità fortissima da questo punto di vista. Il fatto per esempio che si sia privilegiato nelle ultime misure da un punto di vista pensionistico l'approccio di quota 100, che è un approccio che ha praticamente privilegiato le componenti maschili del nord, perché sono soprattutto uomini, nel 70-72% di casi che accedono al quota 100, e sono uomini che stanno in una situazione migliore, che hanno un numero di anni di contribuzione ovviamente che è più alta di quello delle donne, proprio perché le donne entrano più tardi nel mercato del lavoro, interrompono più spesso la loro carriera lavorativa, si ritirano dal mercato del lavoro, hanno difficoltà poi a rientrarvi, hanno una carriera lavorativa che è molto più spezzettata e per di più fortemente caratterizzata da part time, che le porta ad avere in media appunto una pensione che è inferiore del 37%. Invece che pensare a quota 100, si poteva invece pensare, perché questo tra l'altro è un problema serissimo che ci sarà in prospettiva, a come far sì che alle donne qualcosa sia dato in termini di riconoscimento di anni di contribuzione per il lavoro non retribuito che hanno offerto, cioè che potrebbero essere 2 anni a figlio, solo per fare un esempio, o assistenza di persone disabili all'interno della famiglia e così via. Quindi questo è un altro elemento fondamentale che si pone e che afferisce al nostro sistema di welfare. Se noi abbiamo un problema così serio di calo delle nascite e un problema così serio di invecchiamento della popolazione, quello che manca è un sistema di welfare che si attrezzi a dare una risposta. Ma questo ovviamente chiama in causa anche il ruolo che il volontariato può svolgere su questo fronte, perché c'è non solo un passo indietro deciso sul fronte della spesa sociale nei confronti degli anziani e dei bambini, perché si è fermato tutto sul fronte dei nidi, perché sul fronte dell'assistenza sociale agli anziani e ai disabili ugualmente abbiamo problemi, ma c'è assolutamente bisogno di ridefinire un ruolo diverso dello Stato che si faccia carico di una parte di quel lavoro non retribuito che viene svolto dalla rete di aiuto informale familiare, che però non ce la fa più. E qui si apre un problema gravissimo, perché è un problema di tenuta sociale della nostra proprio coesione. Che voglio dire? Voglio dire che col passare del tempo è diventato, pur essendo cresciuti caregiver, le persone che danno aiuto a propri familiari, anche in ambito diciamo così familiare, quello che è successo è che questi caregiver hanno sempre meno tempo da dedicare al lavoro di cura dei propri genitori anziani non autosufficienti o dei propri nipoti, nel caso per esempio dei nonni, e avendo sempre meno tempo, i bisogni di questi due soggetti stanno entrando in competizione. Quelle che sono state per
per decenni il pilastro del nostro sistema di welfare della cura, e cioè le nonne, non ce la fanno più a dare risposte sia agli uni che agli altri. Questi bisogni stanno entrando in competizione e questa è una cosa che ovviamente non può reggere alla lunga, e non può reggere alla lunga perché sono sempre di più gli anziani in età avanzata che hanno bisogno d'aiuto, sono sempre meno le donne che hanno la possibilità di dare questo aiuto, anche perché via via che si andrà avanti queste donne avranno sempre meno sorelle, sempre meno fratelli, in gran parte saranno figlie uniche, e quindi questi genitori anziani non autosufficienti o trovano un punto di riferimento da qualche altra parte, oppure rimarranno isolati con le loro vulnerabilità e con le loro marginalità. Quindi questo è un elemento importantissimo, una sfida grandissima che abbiamo di fronte. Dicevo, un altro elemento che ci tenevo a sottolineare, che ovviamente in questo contesto non è banale, la situazione anche dei migranti. Noi sappiamo, e è inutile che lo dico in questa sede perché siete anche più informati di me, noi siamo in un paese in cui la popolazione migrante è arrivata a superare i 5 milioni e siamo all'8,7%, e quello che è successo è che stanno anche aumentando, diciamo, le acquisizioni, sono aumentate le acquisizioni di cittadinanza, e quello che sta avvenendo è che questa popolazione è una popolazione che ha vissuto un processo, è stata particolarmente colpita dalla crisi. È stato un segmento, insieme alla componente maschile italiana, a quella giovanile e al sud del paese, diciamo, che è stato uno dei segmenti più colpiti dalla crisi, soprattutto la parte maschile, perché ovviamente era inserita nell'edilizia, era inserita nella manifattura e quindi è stata, ha vissuto sulla propria pelle gli effetti della crisi. Per le donne questo non è avvenuto, perché l'unico settore che durante tutta la crisi ha guadagnato occupazione è stato proprio il settore dei servizi alle famiglie. E siccome le donne immigrate sono fondamentalmente inserite in questo settore, cioè è la professione che è in assoluto più diffusa nelle varie comunità, questo ha garantito che la componente femminile immigrata non vivesse nello stesso modo questa criticità. Ora, quello che ci troviamo di fronte è una situazione molto critica da un punto di vista del clima sociale nei confronti degli immigrati, che su cui è stato gioco facile operare a partire proprio dalla criticità che la popolazione sta vivendo nel nostro paese e anche della percezione di declassamento sociale più generale che avviene un po' trasversalmente e che in qualche modo è stata canalizzata in senso anche razzista, ma a partire da un terreno, diciamo, reale di disagio della popolazione. Nello stesso tempo però a me pare che si sono evidenziati nel paese molti segnali di spontanea solidarietà da parte delle persone, cioè la sensazione che ho avuto, riportato anche in articoli della stampa, esperienze significative da parte di insegnanti, da parte di genitori che si auto-organizzano. Io per esempio ho riportato questa bella cosa che è successa
in particolare in periferia di Roma, dove a fronte di un'azione tipo quella che era successa a Torre Maura nei confronti di una famiglia Rom, questa famiglia Rom era formata dalla madre e le sue bambine che dovevano prendere possesso della casa, erano state ovviamente contestate dal quartiere, in particolare da Casa Pound e da organizzazioni neofasciste. Quello che è successo è stato un processo di auto-organizzazione delle insegnanti e dei genitori, delle madri, soprattutto delle compagne di scuola, che hanno presidiato questa casa dormendo anche con questa famiglia e quindi organizzandosi spontaneamente in azioni di solidarietà incredibili. Ecco, io penso che questo clima che si è creato ha anche un po' polarizzato la situazione e risvegliato molti animi in termini positivi dal punto di vista della ricostruzione di un clima di solidarietà diffusa. Io penso che ci sia un grande spazio su questo fronte che bisognerebbe cercare di coprire in qualche modo, perché mi sembrano tante azioni frammentate, raccolte di firme oppure azioni individuali di aiuto. Bisognerebbe trovare il modo di farsi, come dire, sentire di più e convogliare queste meravigliose energie che comunque si vedono in qualche modo. Cioè, secondo me c'è bisogno proprio di ragionare su come comunicare che la solidarietà, praticare la solidarietà è possibile e fa bene a tutti, perché la coesione sociale è un elemento che fa crescere tutto il paese, sia chi sta bene che chi sta male. Cioè, dopo periodi lunghi di rabbia, la gente ha bisogno di trovare punti fermi, ma punti fermi che danno prospettiva, che danno prospettiva e che fanno capire che la solidarietà è pregnante per tutti. Allora, io penso che la situazione in cui stiamo è pesante, perché accanto a questo forte peggioramento della situazione sui vari fronti, noi viviamo una forte crisi di tutte le istituzioni. E in questo, in una situazione di questo tipo, è chiaro che o il volontariato, l'associazionismo riesce a trovare degli spazi di azione concreta e di vicinanza ai cittadini laddove ci sono le situazioni più critiche, oppure è veramente a rischio la coesione sociale del nostro paese. E il problema si pone proprio nell'essere in qualche modo pronti anche a pressionare perché finalmente al centro dell'agenda politica del paese ci sia una presa in carico reale di una rifondazione del sistema di welfare. Cioè i cittadini da soli, quelli più vulnerabili, quelli più fragili, che sono cresciuti e sono cresciuti troppo in questi ultimi 10 anni e sono cresciuti molto più che negli altri paesi europei. Considerate che per esempio noi siamo gli ultimi nella graduatoria di occupazione giovanile in tutta Europa,
siamo addirittura dietro la Grecia e stiamo parlando di occupazione giovanile di 25-34 anni, quindi sto prendendo i giovani adulti, quelli che avrebbero diritto in qualche modo a mettere su una propria vita indipendente, una propria famiglia, ad avere una casa, a fare i figli che vogliono. Bene, noi siamo in fondo alla graduatoria, siamo sprofondati in fondo alla graduatoria su tutti i fronti, sul livello di istruzione, abbiamo meno giovani laureati, ce l'abbiamo meno più incompetenti degli altri, siamo in fondo alla graduatoria per spesa per la sanità, spesa sociale, per spesa per gli anziani, per spesa per la famiglia, cioè siamo un paese che improvvisamente si trova nel G7, ma da un punto di vista sociale sta in fondo a tutta l'Europa. Quindi, in sostanza, secondo me, gli spazi di azione in un contesto di questo tipo sono enormi. Sono quelli, diciamo, di innestarsi nella situazione di maggiore vulnerabilità, che sono le vulnerabilità delle disuguaglianze territoriali. Purtroppo lo stesso volontariato è concentrato il più nelle situazioni dove si sta meglio che non al sud, per esempio, dove è meno diffuso, ma il sud ne avrebbe sommamente bisogno. E quindi, per concludere, quello che mi sento di dire è che la vera sfida è cercare di, come dire, ricostruire, di ampliare la propria influenza, di aggregare il più possibile, perché lo spazio c'è e c'è un grandissimo bisogno di ricostruire un clima di coesione sociale e di valori profondi di solidarietà. Grazie, grazie Linda Laura. Ci senti col microfono così? Sì, okay. se lo avvicini un po' di più è meglio. Perfetto, allora grazie, con la tua consueta competenza e lucidità ci hai, diciamo, hai centrato perfettamente quello che ti chiedevamo, cioè farci capire quali sono le dinamiche attuali che stanno disegnando il futuro. È un po' tardi per tutti, anche per te, non vogliamo abusare della tua pazienza, però se ci sono delle questioni, delle osservazioni, delle